come si fa a diventare una leggenda? Ce lo insegna Stefan Bellof. È il 28 maggio 1983, siamo al Nürburgring, la pista più difficile del mondo. Nessuno lo sa, ma questa data sta per passare alla storia del motorsport. Bellof sale sulla sua Porsche 956, sta per lanciarsi negli oltre 21 km di pista dell'Inferno Verde, una lingua d'asfalto che corre formando 170 curve tra le foreste tedesche, tra sali e scendi, compressioni, tornanti e cambi di direzione repentini. Il cronometro segna 6 minuti e 11 secondi, una media di oltre 200 km orari. Per dare un esempio, Niki Lauda nel 1975 girò a bordo di una Ferrari 312 B3 su un tempo di 6 minuti e 58 secondi. Bellof era entrato nella storia, aveva inferto distacchi imbarazzanti ai suoi rivali. Quello del belga forse è il record dei record che solamente la Porsche 919 senza limitazioni, ma su una pista più corta di quella dove ha corso Stefan, è riuscita a battere. Dopo però quasi 40 anni. E adesso godiamoci un po' questa impresa. Certainly Stefan Bellof likes the Nürburgring. He's performed very well in the Formula 2 races that have been held here. Through the carousel he goes, out of the Schwalbenschwanz, past the Bosch Porsche, and ahead of him is Jack Higgs in the Rothmans Porsche number 1. They're coming up onto that very long straight. Out they come, and Stefan getting into the slipstream of the Rothmans Porsche ahead of him, closing up and then going past up towards the start-finish line, number 2, the Rothmans Porsche, with an incredible time of 6 minutes, 11.13 seconds.